Oh, ma sei normale? Oh, ma tutto ok? Tutto ok? Sei normale? Ti sembra il momento? Ti sembra il momento giusto? Ti sembra il momento giusto di dire queste cose? Pensi che a noi ce ne possa fregare qualcosa in questo momento di sentirti dire ancora per l'ennesima volta: non vedo l'ora di andare al Flamengo? Voglio la Coppa Libertadores. Ma a Coppa Libertadores di che? Cioè, noi siamo qui, che siamo appena stati recuperati dal Milan, sorpassati, siamo dietro nonostante questo fantomatico recupero. Siamo qui che abbiamo il pensiero che non sappiamo se riusciamo a vincere lo scudetto o no. C'è una Coppa Italia da giocare, cioè da andare in finale, affrontando una semifinale tiratissima col Milan, e te stai lì e pensi alla Coppa Libertadores con Liverpool, col Flamengo. Ma sei normale? Ma te non sei normale? Oh, Vidal, assumi un social media manager, eh? Assumi un social media manager, perché tu non puoi tenere il telefono in mano e twittare o fare le storie. Assumi un social media manager che ti dica cos'è opportuno dire e cosa non è opportuno dire, perché non ne azzecchi una. Ogni volta che hai il telefonino in mano pesti una merda, eh? Ogni volta pesti una merda. Io vado veramente da qui alla fine dell'anno, le puoi giocare bene anche tutte, che io spero che veramente tu te ne vada, perché di te non ne posso veramente più. Allora, hai cominciato con Inter-Juve in campionato, posti la foto su Instagram, foto di quando eri con la maglia dell'Inter e foto con la maglia della Juve. Già lì hai fatto incazzare la metà della gente. Già lì hai fatto incazzare la metà della gente, perché scusami, adesso giochi nell'Inter, ti metti con la maglia dell'Inter, le foto con le maglie di Inter e Juve le fai quando sarai un ex giocatore, quando avrai finito di giocare o quando andrai in questo stramaledetto Flamengo, ci sarà Inter Juve e allora posterai la foto di quando giocavi nell'Inter e nella Juve, dirai sono un doppio ex, ma no adesso che giochi qui. Adesso che giochi qui, ai tifosi dell'Inter che giochi qui, non gliene frega niente di vederti con la maglia di quando giocavi là. Con quelli là, già lì, prima gaff. L'altro giorno fai le storielle. Dove giocherò il prossimo anno? Con le bandierine che ti cambiano qui nella fronte. Oh, Brasile! Che prima di far venire il Brasile, ti immagino lì che tu avevi già studiato la storia. Adesso, per far contenti quelli del Flamengo, faccio la storia e sto qui finché non mi viene la bandierina del Brasile. Avrei fatto 30 tentativi, avrei fatto, che ti saranno venute prima quella del Cile, del Perù, dell'Uruguay. Avrei fatto 30 tentativi, poi dai e dai. È venuta quella del Brasile. Oh, giocherà nel Brasile. A noi ce ne frega molto. A noi che il prossimo anno giocherà nel Brasile. Ce ne frega molto in questo momento. In questo momento che siamo sorpassati dal Milan, abbiamo il bruciore di culo, siamo incazzati neri, vogliamo lo scudetto e ce ne frega molto di sapere che il prossimo anno giochi nel Brasile. È bello che, non contento, la tua furbizia, già quando hai fatto quella storia lì con le bandierine dove giocherò il prossimo anno, ti sei dovuto difendere dagli attacchi social perché, per tua inadeguatezza social, per tua poca intelligenza, avevi creato un vespaio della Madonna. Avevi creato un vespaio della Madonna. Un sacco di tifosi si erano incazzati, ma non contento, e qui io non capisco se tu sei veramente, veramente poco intelligente o diabolico. Non contento, oggi l'hai rifatto peggiorando. Peggiorando la situazione, cioè c'è un'intervista dove dici chiaro e tondo: sogno di giocare nel Flamengo, sogno di vincere la Coppa Libertadores. Cioè, in questo momento l'Inter viene dalla trasferta di Torino, giocata male, con il Milan che ha vinto, superati, siamo dietro anche se vinciamo il recupero. I tifosi dell'Inter sono in un momento di sconforto, c'è chi dà addosso all'allenatore, c'è chi dà addosso alla squadra, c'è chi dà addosso. Invece di postare qualcosa di unitario verso l'obiettivo comune di noi tifosi, ma anche di voi giocatori, ovvero questo scudetto. Tra l'altro ti ricordo che la società ti paga quasi 7 milioni all'anno, non per pensare al Flamengo, non per pensare alla Coppa Libertadores, ma per pensare all'Inter e allo scudetto, che deve essere comunque un obiettivo che ancora non è sfumato. Lo so, sfumerà se la mentalità è questa, sfumerà, eh? Se la mentalità è questa, sfumerà. E tu, non contento? Cioè, è qui che dico, ma tu veramente capisci così poco o sei così diabolico che non te ne frega un cazzo delle conseguenze e vai avanti per la tua strada leccando il culo già al Flamengo?
Perché, ripeto, dopo le cappelle social che hai fatto, meno gravi, ma comunque che avevano indispettito la gente, dopo quelle cappelle lì e dopo il vespaio che avevi creato con quelle, anche uno non molto intelligente dovrebbe capire che se continua su quella strada, calcando ancora di più la mano, l'incazzatura aumenta. Oggi io, non è che lo dice Luca Mastrangelo, io oggi sono andato su FCInter 1908 che riporta la notizia sotto tutti insulti per te. FCInter News riporta la notizia sotto tutti insulti per te. Biasin ha ripostato, ha retweetato questa cosa sotto tutti insulti per te. Quindi non è Luca Mastrangelo che è cattivo con te, eh? Sei te che fai incazzare i tifosi. Sei te che li hai fatti incazzare tutti. Tutti, quindi io devo capire se tu veramente sei così poco intelligente da non capire che questa strada la devi abbandonare almeno fino a maggio. Poi a maggio puoi fare tutti i tweet del Flamengo che ti pare, che a noi non ci interessa quello che farai da maggio. Ma da qui a maggio sei un giocatore dell'Inter, sei uno stipendiato dall'Inter e devi pensare all'Inter. Oh, ma l'hai capito che non siamo primi con 15 punti di vantaggio? Cioè, già un atteggiamento così sarebbe poco professionale se fossimo primi con 15 punti di vantaggio. Siamo dietro! Oh! Siamo dietro! Svegliati! Siamo dietro! Siamo dietro! Ma sei normale? Cioè, tu pensi veramente di poter fare delle cose così senza far incazzare la gente? Cioè, poi a te adesso, dalle pro... Io ho capito, vorrai giocare, l'allenatore magari non ti vede tantissimo, forse non ti rendi conto che non ti tiri dietro le gambe. A Liverpool dici di aver giocato così tanto bene, ma a Liverpool ti sei reso conto che hai recuperato 15 palloni e ne hai persi 15? Perché tu forse conti solo i palloni che recuperi, ma tutti quelli che perdi? Cioè, quando è la fine di una partita, tu fai una patta, eh? Quando giochi bene, fai una patta. Quando giochi male, sono più quelli che perdi che quelli che raccatti. Poi, per carità, sei sicuramente meglio di Vecino, sei sicuramente meglio di Gagliardini, che insieme a te alla fine dell'anno io spero che vadano. Però almeno loro non rompono i coglioni. Almeno loro sono professionali, almeno loro non si fanno compatire, almeno loro stanno sul pezzo mentalmente, avranno i loro limiti tecnici, avranno i loro limiti in campo, ma almeno non rompono i coglioni. Te invece rompi pure i coglioni, rompi. Ma vedi di andartene alla fine dell'anno, vai in Brasile, vai al Flamengo, vai in spiaggia, che prendi il tuo pandino e vai. Mannaggia a me che all'inizio dell'anno c'ero anche cascato, sto blef. All'inizio dell'anno ti avevo anche elogiato perché qualche partita buona l'avevi fatta e io dicevo: ma finalmente abbiamo un panchinaro di lusso, abbiamo un giocatore. O pensa ai Flamengo, va che ghe te Flamengo, va che ghe, va là, la Libertadores e Flamengo. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic. Vidal, le puoi giocare bene tutte da qui alla fine dell'anno, però te d'andè via, te rotte cazzo.